Questo è il sole e ci ha dato un tot di grattacapi fin dall'inizio. Divinità di vita e di morte comincia a essere un problema benché indispensabile perché sulla Terra fa caldo. Fa caldo non per colpa del sole ovviamente, ma per colpa nostra. Ma non siamo qui per parlare di riscaldamento globale, complottisti che lo negano, antiche profezie Maya, Azteche, Inca o qualunque altra cosa vi venga in mente. Ma siamo qui per parlare di questo romanzo, ovvero Project Hail Mary di Andy Weir, che è l'autore di The Martian, che abbiamo già visto su questo canale. Il sole, dicevo, è stato divinità di vita e di morte. Ogni giorno gli antichi popoli, quando il sole calava, si chiedevano se avrebbe sconfitto una qualche entità maligna per poi uscirne vittorioso e risorgere il giorno dopo, no? Un po' il primo Cristo della storia, no? Questa cosa della risurrezione è piuttosto ricorrente nella mitologia e nel folklore dell'umanità. Andy Weir invece ha immaginato il problema contrario, che nonostante il riscaldamento globale, il sole si stia raffreddando. E partendo da questo presupposto, tutta la storia poi si dipanerà in una incredibile odissea spaziale che, al di là dello stile e delle capacità di scrittore di Weir stesse, non ha nulla da invidiare a grandissimi romanzi della fantascienza. Ma ora vediamo perché. Una delle cose belle della fantascienza sono le idee originali, soprattutto se in un hard sci-fi come questo è, l'idea originale riesce in qualche modo a sposarsi a delle teorie scientifiche comprovate, ad avere una sua plausibilità. A noi lettori di fantascienza questa cosa piace tanto, tanto che spesso e volentieri passiamo sopra ad alcuni difetti evidenti di molti autori e di molti romanzi di fantascienza, ovvero la loro povertà stilistica e la loro, potremmo dire, incapacità di raggiungere un buon livello come autori, proprio come tecnica, come capacità di scrivere. E purtroppo Andy Weir non fa eccezione. Io ho letto il suo The Martian in lingua originale. Lo acquistai per sbaglio in inglese, ok? Non come How We Live on Mars, che c'era solo in inglese e non avevo scelta. Quello lo acquistai in inglese, The Martian intendo, per puro errore. E poi, visto che ce l'avevo e mi scocciava restituirlo e comunque sono in grado di leggerlo, lo lessi e lo apprezzai. Lo trovai una lettura coinvolgente, il personaggio era accattivante, la scrittura era semplice e nonostante una certa infarcitura di tecnicismi e così via, leggibile anche per qualcuno che come me comunque non è madrelingua, e penso che si noti la cosa, visto che l'altro giorno una sotto un video mi ha corretto perché ho detto writer mentre la pronuncia sarebbe writer, no? In cui la W non si sente. Però, cioè, ragazzi, è un video in italiano, anche se la pronuncia non è perfetta, non rompetemi le scatole. Però non avevo avuto questa forte percezione di incapacità tecnica perché appunto l'inglese non è la mia lingua e ci sono cose che in inglese sono concesse e in italiano sono considerate, se non errori, perlomeno grossolaneria. Qui invece, ahimè, l'impatto con la traduzione in italiano è stato immediatamente estremamente negativo, tanto che le prime pagine mi sono orrendamente, avverbi dappertutto in mente, lamentato sul mio gruppo Telegram dicendo porca miseria, sono 600 e passa pagine e tutto, l'ho aperto, dopo due pagine c'ho già voglia di suicidarmi e di non continuarlo. Grazie al cielo sono una testa di cazzo e quindi mi sono ostinato e dopo qualche decina di pagine avevo preso il passo col ritmo dell'autore e ho cominciato a sorvolare su cose che all'inizio mi facevano parecchio storcere il naso.
Perché, ahimè, la primissima cosa che salta all'occhio è che, ehi, è tutto in prima persona. Al tempo presente, indicativo presente, che adesso è una gran moda, che posso dire, ha già rotto le palle. Ma perché? Non c'è niente di male nello scrivere qualcosa in prima persona. Il problema è quando tu forzi a scrivere tutto in prima persona, perché adesso c'è questa moda qui in cui bisogna essere immersivi il più possibile a tutti i costi. Quindi cosa c'è di più immersivo della prima persona? Ve lo dico io: un libro scritto bene. Ecco che cosa c'è di più immersivo della prima persona, perché se tu costringi qualcuno che non è un grande scrittore, un grande talento, a scrivere in prima persona, il risultato potrebbe essere schifoso, perché scrivere in prima persona è difficile. È infatti il risultato che Andy Weir ha scritto in prima persona, indicativo presente, quindi descrivendo ogni cosa che faceva nel momento stesso in cui la stava facendo, e il che già è abbastanza tremendo, perché si cade molto facilmente nell'elenco di azioni: ho fatto questo, mi sono alzato, mi sono abbassato la zip, ho tolto la giacca, ho sfilato un braccio, ho sfilato l'altro, una volta fuori dalla tuta mi sono dato una spintarella, sono andato. Sì, va bene, però, cioè, capite che questo non è scrivere. L'elenco della spesa, delle azioni performate da un personaggio, se non sono rilevanti, perché le loro azioni e le loro posture, i loro gesti non indicano uno stato d'animo, sottolineano qualcosa che è importante a livello della narrazione e così via, sono roba in eccesso. È una cosa su cui, ahimè, oggi non si punta abbastanza, è la rifinitura e la pulizia, e la pulizia, non la polizia, di libri che sono molto più spessi di quanto dovrebbero essere dopo una bella passata di editing. Il che mi fa sempre porre una domanda, perché io non voglio criticare gli editor, in questo caso è anche Mondadori, per Urania, anzi Urania con Mondadori, vabbè, avete capito, e si parla di nomi importanti: Urania per la fantascienza, Mondadori come prima casa editrice italiana. Eppure io mi trovo costantemente a dover criticare l'editing. Quindi le cose sono due: o gli editor, cioè quelli che si occupano dell'editing del testo, prima la correzione bozza e poi l'editing, non sono all'altezza, o corollario, ipotesi alternativa, sono all'altezza ma hanno talmente tanto lavoro che devono fare tutto di corsa e il risultato non è buono, che in tutti e due i casi non va bene, oppure è voluto il fatto di lasciare la più ciccia, la maggior ciccia possibile, perché ci piacciono i libri grossi. Ma i libri grossi sono pieni di roba inutile, e quindi c'è questo. Che poi mi sono reso conto che nel discorso mi sono perso un po'. Ovviamente in questo caso la colpa non è della Mondadori, perché il romanzo non è mica edito da loro, è una traduzione, al massimo è tradotto da loro. Era un discorso così in generale. Andiamo un attimino avanti a parlare della storia e poi ritorniamo sul lato tecnico e stilistico, perché sennò il video diventa un po' noiosello. Quindi qual è la premessa? Il nostro protagonista è un professore di scienze delle medie. Avrei una critica da fare su questo fatto, anzi più di una. Il nostro professore, per essere un professore di scienze delle medie, sì, prima era un ricercatore, aveva pubblicato un coraggiosissimo paper che andava contro quello di tutti gli altri scienziati, in cui affermava che può esistere la vita senza acqua, perché ci possono essere forme organiche aliene da qualche parte nell'universo, il cui organismo non è basato né sul carbonio, né ha necessità dell'acqua, eccetera, mentre tutti gli altri scienziati dicono che no, è impossibile. Però di fatto è un professore delle medie, e sì, ha passato dei mesi di training, di studio e tutto quello che volete, prima di prepararsi alla missione nello spazio, tutto quello che volete, però la sua conoscenza enciclopedica di praticamente qualunque materia, la sua capacità di arrangiarsi in ogni situazione, il fatto che lui sappia sempre tutto, anche di cose che non lo riguardano, di campi che non lo riguardano, almeno ne sappia più che a sufficienza per cavarsela in quella situazione, è un po' irritante, perché questo praticamente è un Navy SEAL con 250 di quoziente intellettivo, che è pure spiritoso, neanche un po', no, un Asperger alla Turing, no, che perlomeno è insopportabile, no, è pure simpatico, autoironico, fa un sacco di battute. Mannaggia, sti personaggi perfetti ricalcano molto il personaggio della fantascienza dei decenni a cavallo tra la metà del Novecento, no? Anni 40, 50, 60, in cui ci sono questi eroi perfetti, fortissimi, intelligentissimi, dei superuomini praticamente.
E vabbè, questo professore delle medie si trova invischiato, suo malgrado, in questo enorme progetto governativo internazionale, anzi globale, per risolvere il problema degli astrofagi, perché questo non è uno spoiler, è proprio la premessa su cui si basa poi tutto il viaggio di 500 passapagine successive. Vengono scoperti questi microorganismi capaci di vivere nel vuoto che sono astrofagi. In realtà sono fotofagi, nel senso che mangiano la luce, però li chiamano astrofagi perché si nutrono di fatto della stella. La nostra stella è il Sole. Si riproducono con un tal successo che la luminosità del Sole cala del 10%, tanto che addirittura l'effetto serra, il riscaldamento globale, non è sufficiente a compensare l'ammanco di energia che il Sole ci fornisce, e quindi addirittura a un certo punto devono far saltare delle parti di Antartide, proprio li fanno saltare in aria, per liberare il metano intrappolato nel suolo, che è un gas serra pazzesco, molto peggiore della CO2, molto più potente della CO2, e anche molto più durevole nell'atmosfera, per cercare di creare tutto l'effetto serra possibile per tenere il mondo, la Terra, sotto una copertina calda finché non viene risolto il problema. Vengono scoperti questi astrofagi, vengono studiati, questo professore viene coinvolto perché lui aveva fatto questi studi sugli esseri viventi senza acqua, e si presumeva che gli astrofagi fossero esseri viventi senza acqua, dato che vivevano praticamente sulla superficie stellare, poi viaggiavano nel vuoto, un sacco di caratteristiche strepitose, tra l'altro interessantissime tutte le dissertazioni sugli astrofagi, anche se delle parti di laboratorio in cui si mette lì, li seziona, prova tutti gli strumenti nominandoli uno per uno, è tutto interessantissimo, ma come sempre fa quell'effetto oltre che chiunque non sia un addetto ai lavori, perfino io che sono super interessato di ste cose, ho letto un sacco di papers, ho letto un sacco di fantascienza hard, me ne interesso e tutto, ma non sono uno scienziato, non sono un addetto ai lavori, molte cose non so di che cacchio parla, detto proprio chiaramente, ed è un effetto un po' straniante, perché quando tu leggi un autore come Clark, uno dei grandi della fantascienza hard del Novecento, sì, lui è uno scienziato, è un addetto ai lavori, usa nei termini di tutto, ma è molto più accessibile. Invece ho come l'impressione che questi autori moderni di sci-fi, di hard sci-fi, vogliono veramente schiaffeggiarti, non solo mettendo dentro delle nozioni che un lettore di fantascienza medio potrebbe anche afferrare, no? Questioni sulla gravitazione, sul viaggio a frazioni della luce, sulla questione della relatività, sull'abitabilità dei pianeti, su un sacco di cose, sui raggi cosmici, tutto quello che volete, che sono cose che magari non sappiamo approfonditamente, ma sappiamo che esistono a grandi linee come funzionano. Io non so spiegare la relatività, non so leggere l'equazione della relatività, cioè so che cosa significa la formula ridotta, ma non so, cioè non sono un fisico né niente. Però so quali sono gli effetti che vengono spiegati e qual è l'effetto che dovrebbero avere sugli oggetti, sulla luce, sulla gravità, sul viaggio interstellare, sulla dilatazione spazio-temporale, tutte quelle cose lì. Questa gente scrive delle robe, comincia a farti questi elenchi di strumentazione che mi ricorda molto Crichton, questa volta, in questo caso, di cui ho recensito tra l'altro Jurassic Park, Congo, Sfera, ottimo autore di fantascienza, action, fantascienza, thriller, sci-fi, una roba, non lo so, e quindi c'è un po' questo effetto. Però vabbè, lui viene coinvolto, fa delle scoperte importanti per primo, quindi diventa un po' il secondo in carica di questa coordinatrice globale dell'operazione, che ha tipo tutto il potere e tutte le risorse mondiali. Tra l'altro incredibilmente ingenua la facilità con cui è stata scavalcata tutta la questione politica. Nella realtà non sarebbe mai così semplice, mai così immediato, e sono molto più d'accordo con la visione di Zhe Xinliu, più o meno si pronuncia così, l'autore della trilogia del problema dei tre corpi, in cui invece la politica ha un enorme peso, sia in bene che in male, sia in burocrazia che in complessità e in tempistiche e così via. Però questo Wire ha deciso di saltarlo, e secondo me ha fatto bene, perché il libro è già piuttosto spesso così. Viene coinvolto, fanno tutte queste cose, e poi alla fine si trova a partire per questa spedizione, perché viene scoperto che attorno a una delle stelle a noi vicine, tutte le stelle a noi vicine sono affette dagli astrofagi, si è rilevata una diminuzione della luminosità, tranne una. Perché? Bisogna scoprire perché, quindi parte questo viaggio. Benissimo. Questa è la mega premessa
per il viaggio e per la storia. La storia in realtà comincia che lui è già arrivato, ma c'è tutta una questione di memorie, di criogenia, della sospensione vitale andata male, del fatto che lui deve sopravvivere, deve raccapezzarsi, che è solo lo sappiamo dal minuto 1. Non è uno spoiler, erano in 3, i suoi compagni di viaggio non sono sopravvissuti, poi ci sarà tutta una spiegazione del perché, del per come, non mi sto a dilungare qua, però intanto c'è questo. Per tornare alla questione tecnico-stilistica, tutta la narrazione è spezzata in due parti. Una parte è quella al presente indicativo, prima persona, in cui lui praticamente è nel sistema solare, stellare, in cui era diretto e deve raccapezzarsi della sua situazione e poi di quello che deve fare e così via. Poi andiamo avanti che c'è un mega plot twist dopo. Poi ci sono delle parti invece che sono al passato, no? Passato remoto, ma sempre prima persona, che racconta le parti sulla Terra. Le due narrazioni procedono parallelamente fino a incrociarsi in un punto in cui finalmente lui arriva alla fine di tutto quello che è successo prima della sua partenza, fino al punto in cui lui è arrivato a quel punto sull'astronave con una certa progressione, recupera man mano la memoria. E devo dire che purtroppo è brutto anche questo come è scritto, perché questa alternanza tra presente indicativo prima persona e passato remoto prima persona è brutto sempre per la questione della prima persona, perché di nuovo le ragioni del presente ve lo spiegate prima, le ragioni del passato remoto alla prima persona sono le seguenti. Quando tu racconti in prima persona qualcosa al passato, normalmente lo stai raccontando a qualcuno, no? Lo puoi stare raccontando a qualcuno che ti sta interrogando o a qualcuno con cui stai chiacchierando al bar, o può essere un diario che stai scrivendo, può essere una memoria, può essere tutto quello che volete, però di solito no. È una cosa che tu stai narrando, invece in questo caso sono i suoi ricordi. E io ho trovato molto disturbante questa alternanza, e benché mi ci sia abituato man mano che leggevo, fino all'ultima pagina il passaggio tra una linea narrativa e l'altra, la presente e la passata, mi ha disturbato. Proprio mi ha dato il senso di qualcosa di mal scritto, di qualcosa di mal gestito. E questo è male. Io mi rendo conto che questo è un problema mio, perché io non sono un esclusivo lettore di fantascienza, ma leggo moltissimi generi, di moltissimi autori, di moltissime parti del mondo, di molti diversi periodi storici. E alcuni autori che leggo sono autori grandi, che hanno vinto premi, che sono riconosciuti all'unanimità come grandi autori, che hanno degli stili di un certo livello. E quindi è logico che quando io leggo, non lo so, leggo Hemingway o Baricco o McCarthy, non lo so, adesso sto leggendo Il postino bussa sempre due volte, che è un giallo, non c'entra assolutamente niente, però capite che quando poi io mi rimetto a leggere fantascienza ho sempre un po' questo shock, mentre la maggior parte dei lettori di fantascienza se ne frega, perché a loro cosa importa? Che il romanzo sia coinvolgente, che ci siano delle buone idee e che sia fortemente fantascientifico. Queste cose Project Hail Mary ce le ha tutte, quindi da quel punto di vista è un ottimo romanzo di fantascienza hard. In senso globale, in senso totale, in senso letterario, è un romanzo che ha un'ottima idea, un buon ritmo, è sicuramente coinvolgente, ma è scritto piuttosto male. La scelta stilistica è, secondo me, mal fatta e anche un po' povera. E non è sicuramente alta letteratura, e voi direte, e pazienza, e io posso anche concordare che tutto sommato è pazienza. Io sono ancora in attesa di leggere un autore di fantascienza che sia anche un grande autore, perché sì, c'è un Philip K. Dick che sicuramente ha un modo peculiare di scrivere ed è qualcosa di diverso, sì, sicuramente c'è Vonnegut col suo Mattatoio 5, che però è un po' una cosa eccezionale, perché se poi si leggono altri romanzi di Vonnegut non è sempre così il modo in cui scrive. Sì, Asimov è coinvolgente, però alla faccia degli spiegoni, comunque la scrittura comincia a essere un pochino datata. Insomma, un grande autore di fantascienza che abbia allo stesso tempo la capacità di scrivere un buon romanzo di fantascienza e la capacità tecnico-stilistica e l'autoconsapevolezza come autore di scrivere qualcosa anche bene, buono, proprio come libro preso a sé e non come libro di genere, trattato come romanzo di genere, non l'ho ancora proprio trovato. E quindi
c'è questo. Detto questo, a me è piaciuto moltissimo, gli ho dato 3 stelle perché intanto io mi baso sul rapporto testuale delle recensioni su Goodreads, nel senso che io devo sempre considerare il romanzo per l'autore che è e per il genere che è, perché se no sarebbe impossibile paragonare, che ne so, Dan Brown e Stephen King a Chandler's e Tolstoy, no? Mi ci vorrebbero altro che 5 stelle per poter fare delle valutazioni regolari, quindi devo valutare se sto leggendo Tolstoy o Andy Weir. Su Goodreads una stella è I didn't like it, 2 stelle è it was okay, 3 stelle è I liked it. E mi è piaciuto, 4 stelle mi è piaciuto molto e 5 stelle è un capolavoro incredibile, bellissimo, quindi praticamente mai. Se non fosse scritto in maniera così barbina, detto proprio chiaramente, sicuramente avrebbe meritato 4 stelle, 3 stelle per il modo in cui è scritto, ma 4 stelle sicuramente, anche 4 e mezzo, per l'idea e lo sviluppo, assolutamente. Ma questo sviluppo, che cosa ha di così interessante? Perché sì, gli astrofagi, sì, il viaggio interstellare da un sistema all'altro, sì, tutte le cose scientifiche, è tutto bellissimo, ma il vero pezzo forte del romanzo è l'alieno. Ah, allora, devo dire, partiamo dalle cose positive o negative? Partiamo dalle cose positive, per una volta parlo sempre male, sono proprio genovese nel DNA, no? L'alieno è bello. Ora, ci sarebbero mille cose da discutere sulla loro prima interazione, sul modo in cui viene portata avanti, sul fatto che molte cose siano incredibilmente semplici, quando non potrebbe mai essere così semplice. Però va bene, per amor di brevità, sono già più di 600 pagine di romanzo. E poi è un romanzo di fantasia. Non bisogna per forza essere sempre completamente, perfettamente aderenti alla realtà. Anche perché noi in alieno non l'abbiamo mai incontrato, quindi non possiamo neanche dire non è così che si fa. Non lo sappiamo. Possiamo solo presumerlo. Ci sono ottimi film come Arrival, in cui tutta la questione linguistica viene svoltolata in maniera molto interessante. Quello è il focus del film. Qua c'è una questione linguistica che secondo me è non altrettanto complessa, ma piuttosto complessa, che viene risolta proprio in 4-4-8 con una facilità incredibile. Ma come dicevo, Navy SEAL 250 di Q, quindi è tutto accettabile. L'alieno è bello, il suo pianeta di provenienza è radicalmente diverso dalla Terra, quindi questo è bello. Lui è radicalmente diverso da noi e anche questo è bello. La sua tecnologia, i materiali che utilizza, è tutto una figata. Si va proprio al limite della fantascienza, cioè al limite della plausibilità, ma secondo me Wire invece è riuscito a essere molto bravo nel mantenere tutto comunque in una sfera di plausibilità basata su quelli che sono i presupposti del romanzo, che spinge le capacità scientifiche umane all'estremo delle conoscenze, più un pochino di fantascienza. Gli astrofagi non esistono e molte tecnologie che vengono utilizzate per il viaggio interstellare sono tecnologie che sono al limite adesso del teorico o del l'abbiamo appena cominciato a sviluppare, ma serviranno decenni per svilupparla, la facciamo di corsa perché ne abbiamo bisogno, viene come viene, che va benissimo tutto. Un lato che mi ha dato fastidio, ma non è colpa di nessuno: questo alieno assomiglia un po' a un ragno. La ragione per cui assomiglia un po' a un ragno è perché ha questo corpo centrale con 5 arti e una specie di testa. Ed effettivamente è inevitabile che nella nostra testa venga immediatamente fatta la correlazione con il ragno, perché è quello un po' che sembra. Fatto sta che di recente è uscito Spaceman, mi pare che si intitoli, il film che è su Netflix, se non sbaglio, con Adam Sandler, che è uscito anche quello nel 2024. In realtà questo è uscito nel 2024 in Italia, eccolo qua, qui ho un 2021 come data di uscita. L'impressione è che Adam Sandler, o meglio forse neanche lui, adesso non ho voglia di fare la ricerca, ragazzi, non ha importanza, la questione è questa: chiunque sia arrivato prima, l'impressione è che sia arrivato prima Wire e poi Sandler, e il film e il romanzo sono anche radicalmente diversi. Hanno soltanto questo alieno in cui in Sandler è proprio un grosso ragno. È un ragno in tutto e per tutto, non assomiglia a un ragno come in questo caso. Mi ha dato fastidio per questo senso di déjà vu, e mi ha dato anche un po' fastidio per il fatto che
ci possono essere letteralmente miliardi, trilioni, triliardi di possibili combinazioni, soltanto la vita sulla Terra ci dimostra una verità che è incredibile. Pensate al paragone tra un elefante, una medusa, e un coccodrillo, una cavalletta, un casuario e un tonno. Ci sono cose che a guardarle una messa di fianco all'altra, se non sapessi che sono dello stesso pianeta, non hanno quasi rassomiglianze. Sì, hanno tutti degli occhi, ma la medusa per esempio non ce le ha, a meno che non sia una cubo medusa, e no, di fatto no. E quando andiamo a descrivere gli alieni, spesso e volentieri sono antropomorfi, soprattutto nel cinema, che è una cosa fastidiosissima, incredibilmente fastidiosa, oppure comunque hanno questo, questo aspetto insettesco, che secondo me è già un po' più... ci sta, tipo District 9 sono delle specie di scarafaggi aragostoni giganti, ma sono antropomorfi pure quelli, quindi peccato perché è un bel film, un ottimo film di fantascienza. Questo fatto dell'utilizzo del ragno l'ho trovato un po' scontato, però tutto il resto, tutte le altre caratteristiche dell'alieno non sono affatto scontate. Il numero di atmosfera a cui vive, il gas che respira, il modo in cui funziona il suo organismo, il modo in cui mangia ed espelle rifiuti, tutto questo viene affrontato in maniera empirica per osservazione diretta dal nostro protagonista durante la lunga convivenza che ha con questo alieno. Le loro due astronavi si incontrano nel sistema solare, sono lì per lo stesso motivo. Io ho un attimo storto il naso perché ho detto: come cazzo è possibile che si trovano contemporaneamente nel sistema proprio in quel momento, proprio per lo stesso problema, venendo da due sistemi diversi tra l'altro? Cioè è di un'implausibilità. Poi esce che lui, cioè l'alieno, in realtà era nel sistema già da 46 anni, una cosa del genere. Continua a rimanere un po' implausibile anche il semplice fatto che si siano visti, perché voi forse non vi rendete conto di quanto è grande un sistema solare e di quanto sia piccola un'astronave in un sistema solare. Cioè noi pensiamo che tu entri, come vedi nei film di fantascienza, entri nel sistema, radar, c'è un'astronave là, due anni luce, un'unità astronomica. No, un'astronave è minuscola, è più piccola della maggior parte dei detriti rocciosi che ci sono, che vagano nei sistemi. È una roba praticamente impossibile da vedere, a meno che non mandi dei forti segnali. In questo caso lui era qua da 46 anni e siccome il nostro protagonista ha la propulsione ad astrofagi fighissima, tra l'altro, che fa una quantità di luce pazzesca, emana una quantità di onde pazzesca e tutto, è stato facilmente trovato, quindi si sono trovati e va bene. Hanno deciso di essere tutti e due intelligenti, non ostili, di avere un obiettivo comune, hanno attaccato le astronavi con questo tubo e hanno cominciato una convivenza separata perché non possono convivere nello stesso ambiente. La relazione che si sviluppa tra i due, la crescita nelle conoscenze reciproche tra i due, lo studio della lingua di Rocky, lui lo chiama Rocky ed è un eridiano, viene da Erid, da un pianeta intorno alla stella Eridani, se non ricordo male, se non ho un po' a memoria, adesso l'ho letto da un mesetto, ho dovuto recensirlo prima di scordarmelo completamente, leggo troppi libri, poi li sovrappongo. È tutto interessantissimo, le loro differenze caratteriali, culturali, il fatto che ci siano state messe delle cose culturali e non delle semplici differenze fisiche, delle differenze linguistiche, anche se la cosa della lingua secondo me è stata semplificata un po' troppo. L'eridano si esprime con suoni musicali, con delle note che lui riesce a tradurre con un software e a ogni sequenza o gruppo di note riesce ad abbinare una parola e quindi poi non è così semplice, perché noi pensiamo, molti di noi che non conoscono le lingue, ingenuamente pensano che una parola equivalga automaticamente alla letterale traduzione di un'altra parola in un'altra lingua. Ma non è così. Molte parole sono intraducibili, molte parole sono sfumature rispetto a parole equivalenti di un'altra lingua. Alcune parole sono polivalenti a seconda del contesto o di chi le usa, di chi le pronuncia. Alcune parole possono significare qualcosa in un determinato contesto o in un certo punto di una frase o in un'altra frase. Le stesse parole possono avere, insomma, è complicato in lingue umane, ok? Figuriamoci con una lingua completamente aliena. Di nuovo, un po' semplificato, però ci sta. Se no diventava un libro di 1500 pagine, ci mettevamo la politica, le lingue, tutte quelle cose lì, il libro diventava infinito. Vi devo dire la verità, sono arrivato all'ultima pagina, l'ho letto con tale piacere che mi sono dispiaciuto quando è finito e anzi il finale mi ha un
pochino deluso, non perché sia un brutto finale, il finale è inaspettato, quindi anche qua Wire è stato bravo a livello proprio di scrittura, di idea. Wire, secondo me, ha delle ottime idee. È in potenza un ottimo scrittore. È la cosa tecnico-stilistica che manca. Questo, tra l'altro, dopo The Martian, Artemis, questo sono già tre romanzi. Se non è ancora migliorato dopo il terzo romanzo, non ci sono grosse speranze che a questo punto cambi, faccia dei cambiamenti. E quindi pazienza. Pazienza. Avrei voluto sapere anche delle altre cose che sono state lasciate come presunto ipotizzate, perché lui non poteva saperle, perché si trovava in un punto diverso del cosmo, e non vi sto a spoilerare ulteriormente. In realtà tutto quello che vi ho detto, lo spoiler ne contiene quasi zero, perché sì, la cosa degli astrofagi, ma c'è dalla pagina 1, sì, la cosa dell'alieno, ma di nuovo, capita tipo... non mi ricordo adesso esattamente, ma tra pagina 100 e pagina 200 su 600, cioè una grossissima parte della narrazione contiene questo alieno di cui vi ho detto quasi nulla. Vi posso dire, molto interessante il fatto che venga affrontata tra le altre tematiche quella dei nuovi materiali sviluppati in un mondo alieno con caratteristiche fisiche diverse, come la xenonite, che tra l'altro, se andate su Google e digitate xenonite, che in inglese è uguale xenonite, quindi è uguale, trovate tutti quelli su Quora o sui forum che discutono sulla plausibilità della xenonite, che è un materiale solido e plastico basato sullo xenon, che è un gas nobile che noi non riteniamo si possa utilizzare per nulla perché non lega con nulla, e invece in questo caso si può utilizzare. È un materiale fantastico, un po' un materiale jolly, perché di fatto permette di aggirare a livello narrativo un sacco di problematiche scientifiche che non si sarebbero potute aggirare probabilmente altrimenti, se non con wow, tecnologia aliena e materiale alieno nuovo con incredibili caratteristiche che ci permette di fare tutte queste cose che sono col cacchio che avremmo potuto fare. Che ci sta, nel senso, va benissimo. Quindi, tutto bellissimo. Qualcuno si è lamentato del fatto che questo escamotage sia stato troppo semplice, però, ragazzi, tra l'altro è interessante perché io all'inizio ho avuto la percezione di una civiltà più avanzata della nostra, che è una cosa abbastanza scontata se ci pensiamo, cioè siamo abituati a pensare che tutte le forme che possono essere andate nello spazio sono automaticamente più avanzate e intelligenti di noi, abbiamo questa cosa, e che ci sta anche un fondamento logico. In realtà la loro civiltà è meno avanzata della nostra, sì, ha scoperto dei super materiali che noi non abbiamo, ma semplicemente per le caratteristiche sue del pianeta da cui proviene Rocky. E ha delle tecnologie sicuramente interessanti, e gli eridani hanno delle capacità mentali diverse da quelli dei terrestri che gli rendono degli ingegneri e dei matematici incredibili. È tutto bellissimo, ma di fatto è una civiltà meno avanzata delle nostre, che confrontandosi pagina dopo pagina con il nostro protagonista, l'alieno verrà a conoscenza di cose che abbiamo scoperto noi, come la relatività, che hanno creato non pochi problemi nel viaggio spaziale di queste creature. Quindi ci sono tantissime belle cose, tra l'altro i materiali, la vita aliena, gli astrofagi, le tecnologie più moderne e avanzate, c'è tantissima carne al fuoco, e viene anche avanzata l'ipotesi della panspermia, che è una cosa sempre un po' che in questo momento sfocia un pochino nella questione del complottismo o di quelli che credono negli UFO, nei dischi volanti e tutte quelle cose lì, cioè non è fantascienza, è un po' scienza assurda, fantassurdità, non saprei come altro definirle, ma che ovviamente, basandosi su quelli che sono i presupposti del romanzo, ovvero che ci sono questi microorganismi alieni che sono gli astrofagi, che non provengono dalla Terra, ma a quanto pare da un altro sistema, e non dirò altro per non creare spoiler, detto così non si capisce niente, e che quindi si sono diffusi in diversi sistemi e stanno fagocitando l'energia di diverse stelle e tutto, l'ipotesi della panspermia diventa plausibile, ci sta, e così via, e così via, e così via. Scusate un po', ecco perché ho mal di gola. Io oggi volevo fare tre video, questo è già durato mezz'ora, quindi non so se arriverò vivo in fondo. Adesso vado a prendermi una caramellina per la gola e non vi dirò altro perché ne ho parlato lungamente, e come avete visto ho mantenuto come sempre cercando di fare lo spoiler e una trama
al minimo. Cioè, ne ho parlato, ma se voi vi riguardate il video, se ci avete voglia di guardare altre le stesse cose, noterete che ho detto pochissimo. Vi assicuro che in queste 600 passapagine c'è di tutto. Ci sono relazioni, ricordi, umanità, tecnologie, ci sono tantissimi colpi di scena ed è un continuo, che è plausibile in una situazione così estrema, è un continuo qualcosa che va storto, qualcosa che si guasta, qualcosa che non si era capito e che quindi si sta sviluppando in maniera diversa. Ed è già un miracolo di fatto che il protagonista sopravviva. Il protagonista deve sopravvivere per portare alla fine il romanzo, anche perché di protagonista ce n'è uno con il coprotagonista alieno, quindi se mi ammazzi quello. L'unica cosa era far andare avanti l'alieno da solo, che sarebbe stata una scelta interessante, ma non so quanto sarebbe stata apprezzata dal pubblico. Io non l'ho apprezzata, però io sono un caso particolare. E c'è veramente di tutto qui dentro. È un romanzo che vi consiglio? Sì. Se siete dei lettori di fantascienza, anche generici, è un ottimo romanzo di fantascienza. Se vi piace l'hard sci-fi, è un buon romanzo hard sci-fi. Se vi è piaciuto The Martian, anche soltanto il film, ci può stare. L'unica critica che gli muovo, l'unica, dopo tutte quelle che gli ho già mosso, l'unica critica che gli muovo è stata l'incapacità, adesso poi leggerò anche Artemis di Andy Weir per vedere se fa questa cosa in tutti i romanzi, perché ce l'ho comprato, ma è lì. Ho detto prima questo perché è appena uscito, cioè ve lo sto portando a un mese e mezzo dall'uscita in Italia. Quindi ragazzi, più fretta di così lo facevo uscire ad agosto, ma ad agosto lo so che siete tutti in spiaggia, in vacanza, e non se lo caga nessuno, quindi lo facciamo uscire a settembre. E va bene così, dai. Il protagonista, porca miseria, è lo stesso di The Martian. Ma che palle! Cioè, ho proprio avuto questa sensazione di una incapacità di Wire di creare un protagonista diverso. Oppure, mettiamola da un altro punto di vista, il successo che ha avuto quel personaggio l'ha spinto a riciclarlo. Perché se hanno un background diverso, sì, uno è un vero astronauta e l'altro invece è un po' improvvisato ed è un professore delle medie. Tra l'altro, ammazza il professore delle medie. Ammazza. Salva l'umanità? Una cosa da niente. Sì, hanno poi delle esperienze diverse, anche se c'è molto in comune sulla questione dell'isolamento, della solitudine, del dover sopravvivere in condizioni estreme laddove nessun altro uomo è mai stato. C'è la questione del primato, il primo uomo in un nuovo sistema, il primo uomo a incontrare una forma di vita aliena, il primo uomo a sopravvivere su Marte, tutto quello che volete, tante cose, ma soprattutto il personaggio è molto simile come personalità. C'è questo modo di essere autoironici che si vede anche nel film di The Martian, se l'aveste visto, questo modo di superare le cose con questa autoironia, questa questione in cui lui racconta le cose che gli succedono quasi come se non lo riguardassero, come se succedessero a qualcun altro. In questo è veramente lui, è reincarnato. E questo è, però, su una nota positiva del bello, mi è piaciuto, ve lo consiglio, voglio chiudere il video. Lo trovate qua sotto, naturalmente, da acquistare nei link. Sopra o sotto, c'è cioè prima il mio tre link, no, sotto il mio tre link dove trovate i miei di romanzi, anche di fantascienza, horror e fantascienza, e naturalmente tutte le mie belle cosine che sono Telegram, la mia wishlist su Amazon, se voleste regalarmi un libro che leggerò e recensirò, e la mia foresta di libri su Tradom, il mio account Goodreads che serve praticamente a niente, però insomma cose. Per il resto, grazie per aver pazientato fin qua. Chissà quanti di voi arriveranno al circa 40esimo minuto del video. Spero tanti. Mi è stato consigliato più volte di fare video più lunghi. Non vorrei aver fatto il passo più lungo della gamba perché i miei spettatori sono abituati a video di 15-25 minuti, una media di 20 minuti, quindi questo è il doppio, quindi vedremo. E un mi piace, un'iscrizione, una condivisione sono tutte cose che mi aiutano a far crescere il canale, che a voi costano 0 euro e tipo 2 secondi di tempo, 3 secondi di tempo. La condivisione è importantissima per farmi conoscere ad altri. Il mi piace e il commento e l'iscrizione e la campanella segnalano a YouTube che il mio canale vale qualcosa e quindi magari riesco a crescere un po' meglio e magari suggerisce i miei contenuti un po' di più. Sapete, 4.000 iscritti. Non è che posso avere queste pretese, no? Per il resto, vi ho già ringraziato, quindi quante volte vi devo ringraziare? Prego che vi porto tutti questi bei romanzi di cui non parla mai nessuno, perché in Italia io sono il primo canale che parla di fantascienza a tutto tondo da anni. Nessun altro canale tratta la fantascienza estensivamente e quanto me, frequentemente quanto me, e l'ha fatto a lungo quanto me, quindi
riconoscetemelo questo. E noi naturalmente ci vediamo, se sopravvivo al mal di gola di questo video, con un prossimo video su questo canale lunedì prossimo alle 15 puntuali.